partiamo con Matteo Greco. Allora, intanto partiamo dalla domanda più semplice. Chi è Matteo Greco? Matteo Greco è un cantautore da tanto e niente, appassionato di raccontare, di scrivere un po' quello che pensa attraverso la musica e quindi negli anni ho imparato un po' a suonare un po' tutti gli strumenti, diciamo un po' da autodidatta, con un studio di registrazione, quindi mi autoproduco e niente, tiro fuori quello che penso, insomma, quindi cerco di descrivere un po' quello che mi circonda, sono sempre attento un po' a tutto quello che accade intorno, quindi diciamo che utilizzo la musica molto come anche strumento un po' sociale, insomma, per cercare di dire la mia, insomma, un po' per tante cose che accadono, e quindi sono molto anche sull'attualità, ecco, molto spesso. Allora, l'ultimo video l'hai fatto cantare, ti sei divertito a far cantare la tua canzone a tante persone, di tanti posti, cioè di tanti negozi, un po' tutto. Che cosa ti dicevano le persone che stavano avanti quando gli proponevi questa cosa? Gli hai proposto e poi si sono messi a cantare? Ma guarda, in realtà è stata una cosa che è nata molto naturale e quindi devo dire che una volta che io ho fatto questa canzone, che in realtà l'ho fatta davvero di getto, dopo che mi era stata suggerita dalla titolare di un locale ad Ancona dove avevo fatto una serata, mi ha appunto detto: ma perché non fai una canzone che sia un po' un manifesto? E da lì è nata questa canzone manifesto, cioè questo grido contro la paura. E una volta che l'ho fatta, io l'ho registrata con un videoclip molto semplice nel viale di Ancona, che dal passetto da verso Piazza Cavour passeggiando. E l'ho pubblicata così. È piaciuta, hanno cominciato un po' a canticchiarla un po' tutti e quindi devo dire che poi alla fine è nata un po' così questa idea, che poi in realtà non è stata neanche mia, perché è nata proprio sempre da questa ragazza della titolare del Mangia Ergo Sum di Ancona, che appunto ha detto: ma dai, la stiamo cantando un po' tutti, i negozianti, i baristi, ma perché non facciamo, diciamo, un collage? E così, insomma, è nato. Io ho detto subito ok, ho fatto un post poi sul mio profilo e poi un po' tutti hanno cominciato a cantarla, a mandare questi video e poi io, diciamo, ho fatto un po' appunto un collage di tutto ed è venuto fuori quello che poi avete visto. E intanto c'è un artista a cui ti sei ispirato, ecco. Ma guarda, se devo dire proprio un artista, posso dire Rino Gaetano, perché era uno che comunque, rimanendo comunque in un umorismo, riusciva comunque a dire tante cose sull'attualità, insomma. Quindi, infatti, sulla parte finale, chi è un po' più attento forse può riconoscere un po' alcune, diciamo, un modo di scrivere che forse è un po', insomma, potrebbe avere qualche, insomma, qualche spunto, insomma, ecco, dai. E guarda, ultimamente ci sono tanti artisti che mi hanno ripetuto sempre quella storia, che in questo momento, ma la domanda che ho fatto a Maldestro è stata: ma chi te l'ha fatto fare musica? Di fare musicista, dici? Sì, lo so, però è un qualcosa che, guarda, io per anni ho fatto altro perché mi sono dedicato a tutt'altro, insomma, e ho portato avanti la musica parallelamente ad un altro lavoro che non c'entrava nulla, però poi
da un po' di anni a questa parte, invece ho comunque deciso di mollare, nonostante l'altro fosse più redditizio e sicuro, però poi quando ti senti che una cosa ce l'hai dentro e la devi fare, non c'è niente da fare, insomma, ti guardi dentro e dici no, la mia vita è questa e quindi ho deciso di prendere questa, nonostante è molto più complicata e insomma, ha molte più difficoltà naturalmente, come dici. Quando manca il live adesso, visto che siamo tutti bloccati ancora? Il live manca tanto perché è tutto lì, soprattutto poi oggi dove insomma, ecco, il contatto che hai con il pubblico, sì, tramite i social c'è un po' di interazione, no? Però comunque il live è tutto, quindi manca tanto e spero di, insomma, che presto si possa tornare, insomma, ma qualsiasi cosa, o da un palco di una piazza, o da un localino, o da qualsiasi cosa. L'importante è avere il contatto proprio con la gente, ecco, diretto. E speriamo di tornare a ballare, a divertirci con la vostra musica, perché non è facile attualmente. E uno strumento che tu utilizzi più frequentemente, quando componi, qual è? Allora, la chitarra acustica, sì, per primo e il pianoforte per secondo, quindi dipende. Nel vecchio album avevo utilizzato più il piano, invece ultimamente sono ritornato al mio primo strumento, che è quello della chitarra acustica, e quindi sto partendo, diciamo, un po' sempre da lì. Comunque sì, diciamo, per prima la chitarra acustica. E se ti dovessero proporre un duetto, un featuring, con chi ti piacerebbe farlo? Non guardando soltanto quelli attuali, ma se ti potessero scegliere un personaggio che poi nel tempo, nello spazio, ti piacerebbe, se, ti sarebbe potuto piacere anche. E vabbè, a Mia Martini sicuramente, perché come corde, diciamo, cioè mi sarebbe piaciuto scrivere, sì, una canzone per lei e cantarla insieme, quello sicuramente. E quali sono gli obiettivi futuri adesso che ti poni? Perché da qui spero che si riparta. Sì, vabbè, gli obiettivi futuri sono quelli di cercare di. Allora, vabbè, naturalmente un obiettivo massimo che resta sempre abbastanza irraggiungibile è quello di riuscire a partecipare al festival anche magari come ospite, comunque sia di montare finalmente su quel benedetto e maledetto palco dell'Ariston. Però poi. Per il resto, invece, cerco di andare avanti. Ti dovessi descrivere in 5 parole. Quali 5 parole useresti e perché quelle 5 parole? Per descrivere me stesso? Sì. Allora, potrei dire semplice e complicato allo stesso tempo, perché insomma. E naturale, perché comunque insomma alla fine quello che faccio tutto in modo naturale, semplice e complicato perché posso essere semplice per tante cose, però poi anche complicato per altre riflessivo sicuramente. E che diciamo nelle riflessioni molto spesso sto in un mondo mio che magari mi posso fermare a pensare, viaggiare, insomma, se c'è qualcosa che insomma mi sta passando per la testa. E poi l'ultima non lo so, dai, l'ultima la lascio in sospeso. Abbiamo sentito diversi personaggi, ma tutti la stessa cosa ci raccontate, cioè che vi manca il palco.
vi manca il palco, vi manca la gente che suona le vostre canzoni, che stonano le vostre canzoni, però è bello perché domanda, l'ultima domanda che poi inserirò dopo nel pezzo. Che emozione ti dà quando davanti a te ci sono persone che non solo si emozionano per le tue canzoni, ma te le cantano? No, è veramente bello, perché sì, quando c'è l'emozione, a me personalmente, quando sono sul palco, ma più che sul palco, quando sei in un locale, perché hai le persone davvero vicine, la senti, cioè la sento tanto, insomma, quando vedo una persona che ti sta magari osservando tanto, che è presa, che... E quindi già quello è tantissimo. E poi quando vedi anche che stanno cantando, che cioè, vabbè, è una cosa molto, molto, molto bella, insomma. Quindi non cioè, bisogna provarla, insomma, però è perché comunque tutto nasce sempre quando scrivi una canzone da piccola ispirazione, no? Poi la cosa nasce, cosa la canzone fatta con la chitarra, poi l'arrangio, poi fa il video, poi e poi alla fine, quando è tutto fatto, tutto completo, quando vedi che comunque è arrivata e che tanta altra gente l'ha fatta sua, lì è una bella emozione.